Festa dell'esaltazione della croce a Barletta, ieri sera solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Monsignor Leonardo D'Ascenzo e a seguire la solenne processione per le vie della città. Francesco Rossi. La croce è testimonianza di Gesù che dona a se stesso la sua vita perché il mondo viva, perché ogni persona possa accogliere questo dono da parte del Signore. Ed è un dono di vita particolare perché è la vita dell'Eterno, è la vita di Gesù che viene ad abitare in noi, ci permette di vivere, ci permette di vivere della vita di Dio ed è un dono immenso, straordinario. In verità io ho già partecipato alla processione del Venerdì Santo e ho potuto rendermi conto della devozione, dell'affetto che c'è nelle persone di Barletta nei confronti del legno della croce. Oggi, in questa giornata di festa dell'esaltazione della croce, tutto questo troverà un contesto che permetterà di esprimere con la liturgia e nella liturgia con la preghiera quella che è la fede. La fede appunto che guarda il crocifisso e accoglie, come dicevo prima, il dono di vita del Signore. Noi siamo custodi di questa reliquia che proviene dalla Terra Santa e i dati storici ci dicono che è pervenuta qui tramite il patriarca Randulfus e quindi da secoli noi custodiamo questa reliquia che per noi sono frammenti di un albero di vita, l'albero della vita che è la croce, questa croce che accompagna la nostra vita di cristiani ed è segno del mistero pasquale di Cristo crocifisso risorto. E allora in questi giorni noi ci siamo preparati a questa festa attraverso anche un triduo che ha avuto come punto di riferimento un'icona biblica di Giovanni, l'Evangelista Giovanni, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Quindi noi abbiamo in questi giorni ecco, proprio innalzato lo sguardo a quella croce perché da quella croce noi possiamo imparare quello che è l'amore e il perdono. Sì, al termine della celebrazione eucaristica presieduta dal nostro arcivescovo, Monsignor D'Ascenzo, porteremo in processione la reliquia del Santo Legno della Croce in un modo appunto trionfale, perché è il giorno in cui la Chiesa ci fa celebrare l'esaltazione della croce e quindi la porteremo per le strade della nostra città perché tutti possano ecco, innalzare lo sguardo verso questa reliquia della croce che è segno appunto di redenzione.